con Vittoria Matta del Castello di Vecchio Maggio, ma anche come presidente dell'associazione dei viticoltori di Greve. Ma Greve Uberalles, la capitale del Chianti. Oddio, cosa ho detto? Poi si sa come siamo noi fiorentini, si arrabbiano tutti. No, a parte gli scherzi. Greve è veramente un territorio interessante. Partiamo dall'associazione che rappresenti. Ok, allora l'associazione Viticoltori di Greve in Chianti è nata recentemente, neonata a giugno 2021, quindi sono pochissimi mesi. È l'ultima delle associazioni nate sul territorio del Chianti Classico. Siamo ad oggi 32 aziende socie, alcune molto piccole, alcune hanno solo i vigneti, altre sono più grandi. C'è un'eterogeneità molto, molto vasta e il nostro obiettivo è quello appunto di far conoscere le aziende, far scoprire il territorio di Greve in Chianti con le sue particolarità e le sue differenze. Andrea, ma ti rendi conto che stando a Greve fanno due gran selezioni? Ma questo è il, sapete che per ora la menzione geografica aggiuntiva si può mettere, la UGIA, unità geografica aggiuntiva, si può mettere solo sulle grandi selezioni. Quindi addirittura se ne possono fare due, che è abbastanza sbalorditivo, che la maggior parte delle aziende ne fa uno solo. Se se ne fanno due vuol dire che comunque Greve al suo interno ha una tipicità di suoli, di microclimi, ma per appunto chi produce vino a Greve, Greve, Chianti Classico di Greve che cos'è? E già lo vediamo e possono essere anche due, ma principalmente le caratteristiche quali potrebbero essere? Già il territorio è molto ampio e già nel nostro a Vecchio Maggio, ad esempio, queste due grandi selezioni, già i vigneti sono completamente diversi tra loro, perché le Bolle è il vigneto più pietroso che abbiamo, quindi anche le viti sono più forti, sono più particolari perché devono farsi forza nel terreno, mentre il vigneto della prima è un vigneto un po' più argilloso. Rispetto all'altro sono due completamente differenti. Poi se penso a tutto il territorio di Greve in Chianti mi viene in mente ad esempio le aziende che sono a Duzza, le aziende sono microclimi completamente differenti tra di loro. Allora, di sicuro possiamo dire che il Classico dà soddisfazioni, ricchezza, polpa, struttura, sempre con eleganza, però ecco, è un vino per chi ama comunque la ricchezza, l'intensità, e questi due a suo modo diverso, roccia e argilla, lo fanno vedere in maniera esemplare. Anche perché sono due veramente espressioni sangiovese. Sì, è vero che uno c'è un sangiovese in Correzza, l'altro con un'aggiunta di Merlot, ricordiamolo, quindi la prima anche questa piccola aggiunta, però di fatto quello che non hanno assolutamente perso è l'identità del territorio, comunque, anche se c'è un po' di Merlot in realtà, quasi lo vogliamo camuffare in senso buono. Sì, è vero, c'è sempre la territorialità che comunque prevale e il Sangiovese che Sangiovese protagonista, vigneti incredibile, voi che accogliete un sacco di gente, siete stati uno dei primi a credere in quella che è l'accoglienza, il discorso degli wine tour, matrimoni, diciamo, c'è di tutto. È vero, abbiamo un'offerta abbastanza ampia e mia mamma ha iniziato negli anni 80 con il ristorante, i matrimoni, e quindi adesso stiamo ripartendo bene dopo questi anni. No, ma quello è stato interessante soprattutto quello, l'idea del castello dei Chianti. Sì. E guardate bene, qualche manifesto di film lo ritrovate, no? Perché te non lo sai, perché te non guardi sempre i film. Io ormai sono streaming, cose di film, andate a rivedervi i vecchi manifesti e ritroverete questo castello. Quanto di più classico per innamorarsi della Toscana, del Chianti Shire, ecco, questo è veramente l'immagine da cartolina, ma il bello è che è una cartolina che si può abitare, ci si può dormire, ci si può mangiare e soprattutto ovviamente bere. Bene, soprattutto grazie. Grazie a voi.